Il punto di partenza di questo nostro primo video è un articolo uscito il 30 marzo 2020 su internazionale.it. L'articolo si intitola Smettiamo di dire che è una guerra. L'autrice è Anna Maria Testa, un'esperta di comunicazione, che si interroga sul cosa comporti definire in questo modo ciò che sta accadendo, cioè la situazione di emergenza da coronavirus. In effetti tutti noi sentiamo continuamente frasi come i medici, gli infermieri sono i nuovi eroi, è la guerra al coronavirus, gli ospedali sono la trincea su cui si combatte, il virus è il nemico invisibile. Beh, la testa riflette su questo linguaggio, su questi esempi, esplicitando alcune questioni. Allora, non è affatto vero che siamo in guerra. Non lo siamo, per esempio, perché il virus non vuole farci del male. Il virus è un'entità biologica, parassita, che ha come priorità la sua sopravvivenza e si muove di conseguenza, ma non c'è alcun intento maligno nei nostri confronti. Non è una guerra, eppure si parla di sacrificio, di eroismo, quasi che fosse compreso nel pacchetto anche l'enorme rischio di perdere la vita. Daniele Cassandro, in un altro contributo, dice: parlare di guerra, di invasione, di eroismo con un lessico bellico ancora ottocentesco ci allontana dall'idea di unità e condivisione di obiettivi che ci permetterà di uscirne. Beh, allora io sulla base di queste letture diciamo che ho trovato degli spunti per riflettere su un aspetto collegato, che è quello della narrazione individuale. Perché ragionare sulle narrazioni? Perché intanto qualsiasi narrazione implica spesso una metafora, una cornice di riferimento entro cui questa storia che tu racconti acquista il suo senso. Che cos'è una metafora? Una metafora è una formula linguistica che in poche parole condensa un intero racconto, che evoca delle immagini intense e delle emozioni molto intense. Allora, usare la metafora bellica comporta, per esempio, una visione di precarietà totale, di rischio costante, di pericolo, di combattenti che lottano per la vita propria e che si sacrificano per quell'altrui. Parla di decisioni in situazioni di emergenza e tralascia di considerare un altro tipo di decisioni, che sono quelle dettate dalla raccolta graduale di informazioni, dalle valutazioni, dalla pianificazione e dalla prevenzione, per esempio. Allora, trovo interessante riflettere su questo, ma più che mai su quali sono le metafore che usiamo noi singolarmente in questo periodo, nel nostro piccolo, per rappresentare quello che capita. È importante farlo perché le metafore hanno un impatto diretto, senza filtri, potente sui nostri vissuti. Inducono degli atteggiamenti emotivi, inducono dei modi di interpretare il mondo. E quindi delle decisioni e delle azioni conseguenti. Allora, per esempio, dire che c'è una guerra rispetto al dire che c'è una epidemia probabilmente comporta alcune differenze rispetto al che cosa viene attivato. Diciamo che queste due descrizioni sono due diverse cornici. Stiamo forse parlando di quadri? Non precisamente, tuttavia è vero che parlare di cornici vuol dire usare una metafora. Quindi
Quello di cui vi sto parlando è uno specifico tipo di contenuto, che è la nostra rappresentazione mentale, che viene definita dai confini di una cornice. E allora, come dice Anna Maria Testa, la cornice può cambiare radicalmente il senso di qualcosa, attribuendole una qualità specifica, isolando o esaltando una qualità singola tra le tante. In gergo tecnico si parla di framing o reframing, di incorniciamento, linguaggio tecnico per dire che ci sono dei modi specifici con cui noi rappresentiamo e inquadriamo, interpretiamo la realtà. E il modo in cui lo facciamo dipende proprio dalla cornice. Allora, quello che ci capita, quello che non ci capita, quello che vorremmo tanto, quello che non vorremmo assolutamente, tutto questo dipende molto dal modo in cui noi lo incorniciamo, cioè dal quadro generale entro cui le nostre idee, la nostra percezione si va ad inserire. Allora, parlare di framing vuol dire riflettere su due elementi. Il tipo di messaggio che o ci viene dato dall'esterno, come nel caso della comunicazione istituzionale, la comunicazione mediatica, o anche il tipo di messaggio che noi diamo a noi stessi. Due, l'impatto del messaggio e quindi del tipo di incorniciamento. Allora, intanto spero che cominci a essere un po' più chiaro come le parole siano importanti rispetto all'impatto che si ottiene a livello di vissuti e di pensieri. Mi sembra evidente che ci sono delle scelte che la comunicazione istituzionale e mediatica stanno facendo. Però questo, diciamo, va oltre i confini della nostra competenza e della nostra responsabilità. Come strategia generale, che oserei definire protettiva, io suggerisco di fare quanto segue. Intanto, quando ascolti un discorso, ascoltalo attentamente. Fai caso quindi alla cornice interpretativa. Per cui fai attenzione alle parole che vengono dette, la scelta delle parole è importante. 2. Rifletti sul significato delle parole in se stesse e come si inquadrano all'interno di quale quadro di riferimento. Poi nota qual è la tua percezione, che cosa si sta stimolando in te. 3. Focalizzati sulla componente emotiva. Adesso che stai sentendo quello che stai sentendo, cosa senti? C'è un'emozione, c'è una sensazione? Che c'è? Facci caso. 4. Valuta, decidi se va bene che tu ti senta come ti stai sentendo oppure no. Potresti sentirti preoccupato, spaventata, tesa, nervosa, angosciata, arrabbiata, non lo so, ognuno ci metta la sua ad emozione. Potresti anche pensare, ma io mica decido quello che sento viene da sé. Ecco, questo sarà l'oggetto di uno dei video che seguiranno, di questo torneremo a parlare. Per ora ti invito a considerare la possibilità che il tuo pensiero e le tue sensazioni e i tuoi sentimenti siano collegati e che l'uno possa influenzare l'altro. Quindi fermati sull'idea che è possibile cambiare il modo in cui ti senti anche solo notando quali sono i pensieri che stai pensando. Poi da psicologa voglio fare un passettino in più con te. Penso che potremmo riflettere un po' meglio sulle metafore che stiamo usando a livello individuale. Era il punto di partenza di questo video alla fine.
Io sto ascoltando diverse metafore in questo periodo. Per esempio, mi sento in prigione, mi sento in galera, sono in gabbia, questa vita è una tortura, eccetera, eccetera. Voi aggiungete le vostre. Allora, che cosa implica il dirsi questo, usare questa cornice per raccontarci l'esperienza che stiamo facendo? Allora, io ragiono sulla gabbia, intanto la propongo come esempio e lo faccio a partire comunque da quello che è un mio vissuto e i miei pensieri. Tu puoi valutare se e quanto ci assomigliamo. Allora, intanto ragioniamo su questa gabbia. Io quello che penso di una gabbia è che la gabbia è per gli animali, non è per le persone. Quindi, intanto mi immagino una gabbia in cui dovrebbero esserci delle bestie, non io. Altro elemento che mi risalta immediatamente è il fatto che la gabbia è piccola, è molto piccola, è stretta, è angusta. Altro elemento, la gabbia si apre solo da fuori, quindi ci vuole un padrone che ha le chiavi e che decide. Io che sto dentro non ho controllo. Insomma, una cosa abbastanza da bestie. Sto usando volutamente la parola bestie. E sta stimolando qualcosa in te? Facci caso, semplicemente questo. Continuo la riflessione sulla gabbia. Intanto ti dico come io mi sento quando mi penso in gabbia. Allora, immediatamente mi sento soffocare, mi manca l'aria. Poi mi irrigidisco fisicamente, sento immediatamente una grossa tensione, come se dovessi fare subito qualcosa. Probabilmente ho delle sensazioni che sono abbastanza primitive, che hanno a che fare con il senso di minaccia, di pericolo, di assenza di libertà. Mi sento enormemente inquieta e per me l'inquietudine è legata immediatamente al muovermi. Quindi mi sento che devo fare qualcosa subito, devo muovermi. Poi mi accorgo che c'è anche un certo nervosismo che si potrebbe manifestare anche nella relazione. Per cui se mi sento in gabbia e si attivano tutte queste sensazioni, queste emozioni, e c'è mio marito che mi sta girando attorno, altra belva in gabbia, è possibile che il nostro modo di stare in relazione non sia propriamente il più romantico, delicato e gentile possibile, cosa che in altri momenti siamo capaci di fare. Quindi è come se tornassimo indietro nella scala evolutiva e diventassimo basilari anche nei comportamenti. Insomma, io mi sento di essere enormemente a rischio, in pericolo e enormemente vulnerabile, alla mercé di qualcuno. Quindi, venendo a noi e alla situazione di ritiro sociale in cui la legge ci ha messo, pensarci in gabbia è qualcosa che probabilmente non ci aiuta affatto a stare bene con noi stessi e anche con chi ci sta intorno. Allora, direi che questa metafora induce delle emozioni basilari, induce una capacità di pensiero ridotta, piuttosto l'esigenza di muoversi, di fare, di fuggire magari. Però se io mi penso come animale, sì, tutto questo funziona. È anche vero che io non sono un animale, io sono una persona e il motivo per cui sto in casa è perché mi sto io proteggendo. Allora, dobbiamo cominciare a pensare che non è questione di gabbia, è questione di sicurezza, di protezione per noi stessi e per chi ci sta vicino, perché il rischio è la malattia e la morte, che a me sembrano abbastanza definitivi. Però, se proprio proprio la metafora della gabbia ci è simpatica, allora potremmo pensarci non come il re della foresta offeso perché privato della libertà. Piuttosto pensiamoci come la tigre della Malesia che
che è un animale ancora in via di estinzione, che rischia di estinguersi molto velocemente se esce, perché ci sono i bracconieri che amerebbero dargli la caccia. Spero che questo cambio di cornice possa aiutarvi a riconsiderare, diciamo, la vostra esperienza. In più, vi suggerisco un altro salto logico. Se esci e incontri altre persone, il bracconiere sei tu. E in questo senso c'è una questione di responsabilità. Chiudo suggerendovi quindi di fare attenzione al modo in cui vi pensate, in cui vi raccontate, al modo in cui comunicate con voi stessi. Questo è un momento particolarmente delicato in cui le narrazioni diventano davvero una chiave possibile per stare bene o stare peggio. Quindi con questo chiudo e vi auguro di riflettere, dandovi anche un compito per casa, in cui vi chiedo di scrivere la vostra narrazione, scegliete la vostra metafora, se vi piace ve la tenete, se non vi piace la lasciate. Vi ringrazio, alla prossima!